Salve amici delle ricette di Zefra. Salve amici delle ricette di Zia Franca. Oggi ho pensato di preparare dei burger vegetariani. Adesso vi elenco gli ingredienti. Abbiamo bisogno di circa 1 chilo di patate lessate e schiacciate, un mix di verdure lessate, quindi fagiolini, peperoni, carote, zucchine, cipolla, mais, del formaggio grattugiato, del sale e del pepe. Per la panatura di questo piatto abbiamo bisogno di 2-3 albumi d'uovo, del pane grattugiato e della farina. Abbiamo anche bisogno di un matterello, dei fogli di carta da forno e una teglia. Adesso procediamo alla preparazione. Andiamo a prendere le nostre verdure che sono state precedentemente lessate e le andiamo a tritare grossolanamente. Le andiamo a versare nella ciotola con le patate. Continuiamo con le nostre verdure, quindi con le zucchine, e andiamo a fare lo stesso procedimento. I peperoni, prima di sbollentarli, ho tolto con un pelapatate la pellicina per farli diventare molto più digeribili. Che la pellicina è un po' fastidiosa, quindi io vado a tritare. Prendiamo anche un pomodoro anch'esso sbollentato, togliamo la buccia, tagliamo a filetti. Le nostre verdure sono state tutte tritate e aggiunte alle patate. Un consiglio: per questa ricetta c'è bisogno delle patate, quelle lì che si usano per fare gli gnocchi e i croquet, cioè quelle lì molto a pasta soda, a pasta asciutta. Quindi cercate di trovarle. Se non le trovate e magari l'impasto vi risulterà un pochino morbido, potete aggiungere un po' di pane grattugiato. Ok? Adesso riprendiamo. Aggiungo del sale, del pepe, a vostro piacere, se volete mettetelo, se non lo volete non lo mettete. Io lo metto perché mi piace. E del parmigiano o del formaggio grattugiato. E cominciamo a mescolare. Usiamo una spatola, piano piano amalgamiamo tutti gli ingredienti. Allora, il nostro impasto è pronto, adesso andiamo a prepararlo nella teglia. Un attimo di attenzione. Io sposto questo, prendo una teglia, vado a mettere su tutto il nostro impasto. E dopo vado a stenderlo nel migliore dei modi, per livellare bene questa mattonella. Io provo a fare in questo modo: metto su un foglio di carta, vado con il matterello a stendere.
questo modo facciamo sì che la mattonella risulti uniforme, no? Non si è da un lato più alto e da un lato più basso. Quello che fuoriesce poi lo potete riutilizzare. Adesso io prendo questa mattonella, questa teglia con l'impasto, e la metto in frigo per almeno un'oretta, in modo che si rassodi l'impasto, e dopo procediamo. Adesso io vado a scoprirla e a questo punto devo formare dei burger. Come facciamo? Allora, io ho preso un bicchiere, che voi potete prendere tranquillamente, uno stampino o un bicchiere, non ci sono problemi. Lo vado a infarinare leggermente in questo modo, vado a tagliare così. Ecco, e adesso viene il bello. Allora, a questo punto io che faccio? Per poter semplificare la cosa, vado a togliere quello che è in più, lo vado ad eliminare. Abbiamo tirato fuori il burger, lo aggiustiamo e lo infariniamo. Con delicatezza, mi raccomando. A questo punto, una volta infarinato, vado a bagnarlo con un po' di albume. Una volta messo dentro, andiamo a bagnare e lo riportiamo su con attenzione. E poi dopo lo passiamo nel pan grattato. Si pressa leggermente. Ci diamo un po' di forma. Ecco il nostro burger. Carino, eh? Andiamo e l'appoggiamo qua. Allora, i nostri burger sono pronti. Questi burger verranno messi in frigo per almeno 2-3 ore, in modo quanto più tempo è possibile. Fate in modo che si rassodino. Poi verranno dopo messi o al forno oppure fritti in olio. Con il rimanente impasto che sicuramente vi avanzerà, potete benissimo o preparare di nuovo altri burger oppure delle semplici palline, delle semplici polpettine di verdure che sono carine. Ecco qua, una volta fatto in questo modo, forse questo è il modo più semplice, si passa la pallina e la mettiamo anch'essa in frigo. Amici, i nostri burger vegetariani sono pronti e questo è il risultato. Sono stati infornati a 180 gradi per mezz'ora. Li ho accompagnati con delle verdure miste sempre al forno. Quindi questo è un piatto sano, leggero e gustoso. Per vedere la video ricetta delle verdure al forno, basta cliccare il link in descrizione. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e qualche commento se possibile. Grazie, vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao a tutti!